Sono ricominciati stamattina gli interventi per la sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio del comune di Napoli, grazie a un finanziamento della città metropolitana pari a oltre 5 milioni e mezzo di euro. La messa a dimora ha avuto inizio al Vomero, in via Luca Giordano, via Scarlatti e via Tino da Camaino. La stessa zona era stata oggetto nella scorsa settimana delle attività di estirpazione delle vecchie ceppaie e di colmatura delle fossette col nuovo terreno vegetale. La sostituzione avverrà con il criterio specie su specie, quindi platani su via Luca Giordano e via Scarlatti e ligustri su via Tino da Camaino. Sì, ma non solo, diciamo, sulla zona del Vomero. La città è stata suddivisa in 5 lotti. Il lotto 4, nel lotto 4 che è ripreso stamattina, rientra la zona del Vomero. Siamo a via Luca Giordano, saranno piantumati stamattina 18 nuovi platani, poi si continuerà su via Scarlatti, via Tino di Camaino, ma parallelamente dalla prossima settimana cominceranno le attività di sostituzione specie su specie e risistemazione delle fossette previa rimozione della ceppaia in tutti, diciamo, gli altri lotti. È un progetto che andrà completato entro il 2023 e chiaramente la ripiantumazione deve rispettare anche, diciamo, dei vincoli di stagionalità, e questa è quella giusta.